mica è finita qui. Aspetta che ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra bella. Perché oggi proprio Giuseppe ha fatto il pieno. Questi continuano a chiacchierare, a parlare, a promettere, a assicurare, e poi prendono sberle a destra e a sinistra. E poi c'è pure Francesco Borgonovo che ci parla del caso Calergi finanziato dall'Europa. Adesso venitemi a dire, no? Dopo che hanno preso 3 miliardi e 400 mila euro dal 2015 al 2018, che questi non stanno a gazzimme con i trafficanti da carne umana. Venitemi a dire, naturalmente senza rendiconto, senza obbligo di rendiconto. Gli danno i soldi e è finito là. Allora diciamo, gli istituti sbugiardano il Premier. Che poi il 14 ci siamo, il 23 quando escono i risultati del referendum sta qua dietro, il 31 ottobre quando dovrebbero arrivare 2 milioni e mezzo di banchi sta qui pure. Io poi non lo so se le elezioni regionali gli vanno male, se il referendum... Io voterò sì per mandarne a casa 345, anche se mi rendo conto che il mio voto sarà inquinato dal Movimento 5 Stelle e dal PD. Che devo fare? Però dicevo, no, poi il 31 ottobre se non arrivano tutti i banchi, io non lo so se l'esito delle regionali sia di un certo tipo, se Mattarella ancora manderà avanti sti chiacchieroni. Vabbè, alla faccia degli 11 milioni al giorno di protezioni fornite dal governo, decine di plessi in varie regioni chiedono alle famiglie di provvedere da sole. Alcuni promette entro lunedì saranno in tutti gli istituti, e questo è un altro che lunedì o martedì insieme all'Azzolina rischia il posto. Diego ha 10 anni, è iscritto alla quinta elementare, lunedì mattina si presenterà alla scuola primaria Oreste Boni di Sorbolo, pochi chilometri fuori da Parma, con la mascherina che i genitori hanno già acquistato facendo scorta per tutto settembre. Nel secondo incontro con le maestre via chat ci è stato detto di provvedere noi, racconta il padre Giuseppe Gabola. Le mascherine per i bambini a scuola non ci sono e nemmeno arriveranno. I bambini dovranno portarsi pure il gel disinfettante. La carta igienica no, eh? Mi sono offerto di procurarne una cinquantina di flaconi, li vendo nella mia edicola di Parma e non ho problemi a regalarne in classe. Non voglio che mio figlio resti senza protezione, esclama il signor Giuseppe. Altro che sono già state distribuite le mascherine chirurgiche alle scuole. Come ha dichiarato pochi giorni fa il commissario straordinario Domenico Arcuri, o Arculi, ma come si chiama questo? Tuonando, chiunque dica alle famiglie che c'è bisogno che acquistino le mascherine dice il falso, perché il governo manda tutti i giorni 11 milioni di mascherine a tutte le scuole. E vabbè, ma gli devi mandare tutti i giorni però, È l'unico governo al mondo che ha aperto ritardo delle scuole. A proposito di Israele è arrivata stamattina la notizia, c'è il secondo lockdown generale, Israele è fermo. Nessuna scuola è senza mascherine, giurando però tutte le mascherine negli istituti entro lunedì. Poi che fai? Fai come Renzi, se perdo il referendum smetto di fare politica, oppure le altre pupazzoni, In pratica, secondo la struttura commissariale, finora sono stati distribuiti 41 milioni di DPI. 41 milioni.
mentre lunedì ne arriveranno altri 77. Intanto alla primaria di Sorbolo circa 400 alunni, molti genitori doteranno i figli di mascherine di stoffe che si possono lavare e riutilizzare. Mamma e papà hanno protestato con le maestre, ci sono famiglie che non possono permettersi l'acquisto quotidiano di quelle chirurgiche. Vabbè, insomma, su, fumi una sigaretta a me e te compri la cosa, te compri la mascherina. Precisa Giuseppe Gabbola. A pochi chilometri di distanza, alla primaria Jacopo San Vitale di Parma, due fratellini stanno per iniziare l'anno scolastico. Il più piccolo frequenterà la seconda elementare, il grandicello la quinta. Entrambi lunedì dovranno portarsi da casa un kit anti-Covid, ovvero due mascherine, una da indossare, l'altra di riserva, in una bustina, assieme a un flaconcino di gel personale. Spiega mamma Marta, dobbiamo comprarle noi genitori, le maestre sono state chiarissime, spiega la signora. Due mascherine chirurgiche ogni giorno, più altre due di ricambio, sono spese che si aggiungono. Ci hanno già detto che se non ci sarà qualche bambino positivo bisognerà passare a quelle chirurgiche. Diciamo che sono più preoccupata se uno dei due avrà il raffreddore. Sarò costretta a tenerli a casa entrambi, addio lavoro. Fuori dall'Emilia la situazione non è diversa, stavamo in Emilia Romagna che è molto eccellente per queste cose. Sono arrivate 2000 mascherine chirurgiche solo per i docenti e pochi dispenser di gel, fa sapere Daniela Reina, vicepreside dell'Istituto Pierpaolo Pasolini a Casarsa della Delizia, in Friuli Venezia Giulia. In base al calendario fissato dalla regione, la scuola tra primaria e secondaria di primo grado accoglierà mercoledì prossimo 589 studenti. Ai genitori non abbiamo ancora comunicato nulla, non abbiamo informazioni, spiega l'insegnante. Nelle indicazioni di comportamento per il rientro che stiamo preparando diremo di far indossare al bambino una mascherina anche di comunità, va bene, e di portare sempre con sé un'altra di riserva. Martedì prossimo informeremo i genitori che purtroppo devono acquistarle. Le famiglie rimangono all'oscuro dopo mesi di ordini e controordini sull'utilizzo di un dispositivo giudicato prima inutile, poi utile, adesso non sempre. Solo durante la ricreazione, ma nelle situazioni statiche, si può abbassare, ha sostenuto il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. In TV hanno smentito il premier Giuseppe Conte, rassicurare, hanno sentito il premier Giuseppe Conte rassicurare, abbiamo predisposto la consegna di 11 milioni di mascherine, e vabbè, questa abbiamo capito. Oggi è venerdì, le scuole in molte regioni apriranno il 14 settembre, a meno che centinaia di tir carichi di mascherine e flaconi igienizzanti non viaggiano durante questo fine settimana, per aggiungere gli altri 40.000 plessi scolastici sul territorio, la maggior parte degli istituti sarà sprovvista dei dispositivi imposti dal CTS. Infatti ieri diverse scuole del Lazio hanno comunicato a mamme e papà che dovranno munire gli studenti di numero 2 mascherine. L'ufficio scolastico della regione Nicola Zingaretti ha provato a giustificarsi. Le mascherine sono disponibili, ma ci sono problemi nelle consegne. Vabbè, insomma, è inutile andare avanti, avete capito di cosa si parla. Ora, io dico, signor Presidente Mattarella, mi scusi l'ardire di rivolgermi a lei con la dovuta deferenza, però tenga presente che se tutte queste promesse si risolveranno in un fallimento, io credo che lei dovrebbe un colpo di telefono a chi di dovere per cercare, non dico di mandare a casa
chi di dovere. Ma perlomeno levarci un po' di gente d'attorno, chi si inventa la pista ciclabile sul ponte di Messina. Signor Presidente, il ponte di Messina non c'è ancora. Non lo so, insomma. Vabbè, Presidente, sono nelle sue mani, tutta l'Italia è nelle sue mani. Mi raccomando.